Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a parlare di un particolare tipo di testo che è l'articolo di cronaca. L'articolo di cronaca ci si presenta come un testo misto che, pur avendo, diciamo, una finalità di tipo espositivo, mescola al suo interno l'esposizione, la narrazione e la descrizione. Quali sono le caratteristiche dell'articolo di cronaca? Beh, diciamo che una caratteristica che dovrebbe essere sempre garantita è quella dell'oggettività e quindi colui che lo scrive deve riportare dei fatti, deve riportare delle descrizioni, delle narrazioni in maniera del tutto oggettiva e impersonale, poiché il fine dell'articolo di cronaca è quello di dare una informazione imparziale. Di che cosa si occupano gli articoli di cronaca? Beh, si occupano dell'attualità, si occupano delle persone, si occupano dello sport, si occupano dello spettacolo. Questi articoli, a seconda appunto del soggetto che prendono in esame, spesso assumono dei nomi che hanno a che vedere con i colori. Tutti quanti sappiamo che articolo di cronaca nera si riferisce a fatti di sangue, articolo di cronaca rosa si riferisce a gossip, a fidanzamenti, matrimoni, storie d'amore. Quindi, diciamo, c'è questa tipologia di articoli che fa un po' parte del patrimonio, diciamo, degli articoli. Quando lo diciamo, sappiamo già di che cosa stiamo parlando. Ma per noi la cosa più importante è imparare a capire come io posso diventare capace di scrivere un articolo di cronaca senza incappare nel pericolo di scrivere invece un articolo di opinione, che è tutta un'altra cosa e della quale ci occuperemo solo successivamente, poiché l'articolo di opinione attinge anche a delle fonti, porta avanti un pensiero per cui non solamente espone, ma anche argomenta. Motivo per cui, essendo adesso, diciamo, il nostro settore di interesse quello dell'esposizione pura e semplice, questo tipo di articolo lo lasciamo da parte. Allora, che cosa devo fare nel momento in cui mi metto a scrivere un articolo di cronaca? Beh, una cosa è certa, devo avere bene in mente l'argomento, in un certo senso la consegna che io ho. Quindi devo reperire tutte le informazioni possibili su quel fatto, su quella persona, su quella situazione. Nel momento in cui vado a scrivere l'articolo, posso inserire all'interno di questo articolo anche delle testimonianze, quindi delle interviste che ovviamente devono essere riportate tali e quali, perché, come ripeto, questo è un testo di natura oggettiva e quindi, nei limiti del possibile, non deve trasparire quello che è il pensiero del giornalista, il pensiero di chi scrive. Come posso articolare, gioco di parole, all'interno del mio articolo, i fatti? Beh, ho due modalità. Una molto semplice, che è un'esposizione di carattere cronologico. Poi vedremo quali sono, diciamo, le domande famose, le domande chiave a cui deve rispondere un articolo. Oppure posso usare un altro sistema che è tra i più utilizzati in realtà, che è quello della piramide rovesciata. Perché si chiama della piramide rovesciata? Perché all'inizio dell'articolo io do subito tutte le informazioni, ma in maniera estremamente succinta e sommaria. Vi faccio un esempio delle due modalità per dire la stessa cosa. È accaduto un fatto di sangue a Montebelluno, in un determinato posto, a una determinata ora, la polizia indaga. Allora, se io lo metto in ordine cronologico, dirò ieri sera alle 11 presso la biblioteca di Montebelluna è avvenuto un accoltellamento fra due bande rivali,
che è terminato solamente con l'arrivo della polizia che ha arrestato tutti i partecipanti, identificandoli tutti quanti e rinviandoli a giudizio. Ecco, qui sto esponendo un fatto in ordine cronologico. Potrei anche corredarlo, per esempio, con un'intervista a un testimone oculare, ok? E questo è il mio articolo. Lo stesso articolo, però, io potrei scriverlo secondo il sistema della piramide rovesciata, perché avete già capito che nel modo in cui lo stavo raccontando appariva un po' insipido, una cronachetta. Potrei dire questo all'inizio: fatto di sangue incredibile davanti alla biblioteca di Montebelluna. In questa prima frase io ho attirato l'attenzione del lettore perché gli ho già detto che in un certo posto davanti alla biblioteca è avvenuto un fatto di sangue, cioè ho già messo molta carne al fuoco. Poi, pian pianino, è come se io srotolassi la mia matassa, quindi ricomincio dicendo ieri sera c'è questo fatto con queste bande, sono arrivati i carabinieri. Quindi con la piramide rovesciata io prima do un blocco di notizie messe un po' giustapposte, nel senso messe un pochettino l'una a fianco dell'altra, della quale poi fornisco una spiegazione dettagliata andando a completare il mio articolo. Questa modalità cattura molto di più l'attenzione, ma questo non significa che ognuno possa scriverlo come gli pare l'articolo in l'uno o nell'altro modo, perché lo stile di scrittura del giornalista è comunque particolare, proprio, personale, come qualunque modalità di scrittura. Vi ho anticipato prima che ci sono delle domande a cui un buon articolo di cronaca deve rispondere. Se non rispondi a queste domande, è difficile che sia veramente esauriente. Forse queste domande le conoscete già. Chi? Come? Dove? Quando? Perché? Quanto? Sono sei domande che, diciamo, nel loro insieme mi sviluppano tutto quello che si potrebbe dire all'interno di un articolo di cronaca. Ovvero, usando un altro termine, diciamo che lo rendono esaustivo, ovvero esauriscono tutta la sete di informazioni del lettore, cioè ho detto tutto quello che si poteva dire a proposito di quel fatto. Quindi, tornando all'esempio di prima, chi delle bande rivali? Dove? Davanti alla biblioteca di Montebelluna. Quando? Verso le 11 di sera. Perché? Probabilmente una faida dei motivi di controllo del territorio. Quanti? Boh, 100. E via. Devo cercare di rispondere a tutta questa serie di domande. Quindi, nel momento in cui io stendo il mio articolo, poi diciamo devo operare una sorta di forma di controllo e appunto rilevare se ho risposto a tutte le domande. Chiediamoci anche come lo devo scrivere questo articolo, sia dal punto di vista del lessico, che dello stile, che della sintassi. Beh, come sempre, abbiamo imparato ormai da un po' a capire questa cosa, io devo pensare a chi saranno i miei lettori. Se l'articolo è destinato ad un quotidiano locale o nazionale, è evidente che la fascia dei miei lettori è quanto mai varia e quindi io mi posizionerò sullo stile medio, perché posso essere letto tanto dalla persona con poche capacità culturali quanto dall'intellettuale. Se invece io decido di destinare il mio articolo di cronaca, che ne so, un giornalino della scuola, il mio, diciamo, disporre le frasi, la mia argomentazione, che in questo caso non è un'argomentazione, la mia esposizione, sarà adeguata alle capacità dei miei coetanei e quindi io sarò anche facilitato perché parlerò in un corretto italiano,
nel modo in cui di solito sono abituato a parlare con i miei coetanei in forma scritta, però. Ricordiamoci che c'è sempre una bella differenza tra le regole della lingua scritta e le regole della lingua parlata. Il consiglio generale nella scrittura di un articolo di cronaca qual è? Che devo utilizzare delle frasi medio-corte. Non pensate che si possa scrivere un articolo creando un periodo con cinque subordinate, perché si perde il filo mano a mano, oltre alla grandissima possibilità che voi poi compiate degli errori nella consecuzione, quindi diciamo la frase non fili per niente. Quindi è auspicabile che ci siano delle frasi medio-corte ed è preferibile uno stile paratattico. Cosa significa stile paratattico? Uno stile che privilegia le coordinazioni, ok? Piuttosto delle subordinazioni. Gli articoli di solito abbondano di aggettivi. Soprattutto di aggettivi qualificativi, perché si tratta di fare delle descrizioni un po' colorite, cioè il lettore deve crearsi nella mente l'immagine di ciò di cui si sta parlando e quindi bisogna essere precisi da un lato, ma anche piuttosto abbondanti nella aggettivazione. È costume e uso che gli articoli presentino spesso e volentieri delle figure retoriche, diciamo un po' le più semplici, le metafore, le similitudini, le antitesi. E non pensate che sia, diciamo, faticoso pensare di scrivere un articolo in questo modo, perché, come abbiamo detto tante volte, nel linguaggio quotidiano noi le figure retoriche le mettiamo continuamente e ovunque. Quindi si tratta, diciamo, di fare appello al nostro normale, tradizionale modo di parlare. L'ultimo atto, e non il primo, state ben attenti, è quello di mettere un articolo, scusate, di mettere un titolo al mio articolo. Perché l'ultimo atto? Perché io il titolo lo posso mettere solo dopo averlo finito l'articolo. Il titolo deve essere il gancio che mi aggancia appunto il lettore, ma deve essere perfettamente in linea, perfettamente sintonizzato con ciò che io ho esposto nell'articolo. Se tornando all'esempio di prima, io voglio parlare di questo fatto di sangue davanti alla biblioteca, se dico, metto un titolo, è successo un'altra volta. È successo un'altra volta cosa? Ma a che cosa si sta riferendo? Può sembrare poco accattivante, non si capisce come si lega con quello che poi verrà raccontato. Invece, se voglio appunto catturare la curiosità del mio lettore e spingerlo alla lettura dell'articolo, posso anche, diciamo, buttarmi un po' sul tragico, scorre sangue davanti alla biblioteca di Montebelluna. Ecco che titolo molto di impatto che sta preannunciando quello che verrà raccontato. Però ricordiamoci che il titolo deve essere sempre in sintonia. Per quanto riguarda la lunghezza di questo articolo, ovviamente non può essere particolarmente lungo, poiché l'articolo di cronaca racconta dei fatti, sono quelli che sono, e quindi il rischio nell'allungarlo eccessivamente è quello di scrivere delle cose che sconfinano nei pensieri più che nei fatti, o il pericolo della ripetizione. Di contro, non deve neanche essere troppo breve. Perché? Perché bisogna descrivere in maniera dettagliata l'avvenuto e avere anche questa capacità, quando possibile, di inserire dentro due righe di una, due, tre testimonianze, se queste testimonianze ci sono. Questa è la confezione standard di un buon articolo di cronaca. Vi ringrazio.